Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Luca Manchi, Carisma Travel Net. Iniziamo questo webinar che abbiamo voluto dedicare all'Egitto, dove daremo una piccola pennellata di quello che è un po' la parte storica e archeologica dell'Egitto, per passare poi invece alla presentazione di questi nuovi itinerari che abbiamo voluto proporre sul mercato e che stanno riscuotendo molto successo, anche perché in questo periodo in cui l'Egitto, ringraziando il cielo, sta riprendendo non solo per quanto riguarda l'aspetto balneare con Sharm el Sheikh, Marsalam, Marsa Matruh, Hurghada, ma sta riprendendo anche quello che poi è il motivo, a mio parere, più importante e più intrigante di andare in Egitto, a scoprire questo paese così affascinante, questa cultura così mistica e, se vogliamo, magica, che ha molte radici anche con la nostra. Per alcuni aspetti ci portiamo e abbiamo importato nei secoli tante cose interessanti. Allora, per cominciare possiamo vedere un po' quello che andremo a scorrere intanto sulla nostra programmazione. Questo è il catalogo Mille e una Notte, all'interno del quale abbiamo Marocco, Giordania, Turchia, Egitto, Emirati Arabi e Oman, e c'è anche un catalogo monografico dedicato all'Egitto. Qui possiamo vedere un po' quella che è la cartina, che poi servirà anche dopo per spiegare un attimino meglio quello che è tutta la parte classica, chiamiamola così, usiamo dei termini tecnici tra noi agenti di viaggio. Abbiamo qui sopra il nord Cairo, con Giza le piramidi, Alessandria ancora più in alto e l'Alamein, e poi quello che un tempo il Nilo, quello che un tempo era una navigazione, si vendevano, non so se alcuni di voi lo ricordano, anche le crociere che partivano dal Cairo e che scendevano fino a Luxor e a Aswan. Diciamo che ormai nella parte moderna si vola da Cairo o Assuan o Luxor per poi fare eventualmente la crociera con Esna et Fu Komombo, oltre ad aver visitato la Valle dei Re. E poi sulla parte della costa del Mar Rosso troviamo Marsalam, Hurghada e di fronte Sharm el Sheikh. Per cui cerchiamo un po' di fare un collage oggi di queste varie cose. Allora, piccoli cenni storici. L'Egitto, un'ora più rispetto all'Italia, la religione islamica sunnita, sapete, il venerdì è il giorno festivo per i musulmani, c'è una piccola minoranza copta, soprattutto al nord, con circa un 10-15%. Non tratteremo oggi il cammino della Sacra Famiglia, tutta la parte copta cristiana, che è motivo proprio di un altro eventualmente webinar, ma di un altro tipo di viaggio. La moneta è la lira egiziana, per andare serve il passaporto o la carta d'identità, anche quella valida per l'espatrio, per i soggiorni più brevi, per il turismo. Questo è molto comodo perché agevola così anche la parte della documentazione. Cairo è una città molto moderna, è una città che possiamo dire è la capitale dell'Egitto. Una città ricca di contrasti, pulsante, esotica, affascinante, accogliente. È la sede di luoghi di epoca faraonica, copti ed islamica. Il clima è temperato, con bassi livelli di umidità quasi tutto l'anno. Conta circa 75 hotel e 4-5 stelle, con visite mozzafiato sui principali punti di interesse. Il Nilo, le piramidi, i parchi e i giardini, ma offre anche sistemazioni economiche di fascia media e boutique hotel, ma su questi poi ci sarebbe da fare un discorso a parte perché devono essere selezionati per bene. Girare per la città significa scoprire monumenti incredibili, quasi dimenticati, visitare i succhi medievali, e poi la città vecchia, passeggiare lungo le splendide rive del Nilo. È possibile anche andare all'opera, assistere a spettacoli di danza orientale. Per le attrazioni più celebri troviamo le piramidi di Giza, la Sfinge, il Museo Egizio, che con i suoi 136.000 oggetti in mostra rappresenta la più completa collezione di reperti archeologici dell'antico Egitto.
Qui avete visto, ho cercato perché vorrei farvi anche una specie di racconto, oltre a darvi alcuni cenni storici che abbiamo preparato giusto per completare il webinar. Ho messo, come potete vedere qui, anche una foto fatta da me direttamente durante i viaggi che faccio in Egitto periodicamente alla scoperta di novità da proporre, perché tutto sommato il tour operator è questo quello che fa, va a scoprire di posti a secondo dell'epoca o della situazione che c'è in quel momento, e cerca poi di riproporre delle anche cose inedite ai propri attraverso i propri cataloghi alla clientela che deve transitare tramite l'agenzia di viaggio. La città vecchia, come vedete, è molto affascinante, c'è molto artigianato, c'è possibilità di fare shopping nei vari mercatini, c'è la parte, come vediamo, con le chiese copte e la grande moschea. Questo poi è il Museo Egizio del Cairo, molti di voi l'avranno visitato, per cui io sono sicuro che, oltretutto, questa è una destinazione dove abbiamo visto che tantissimi agenti di viaggio sono stati e hanno già avuto modo di vederlo e di visitarlo. E poi, come dicevamo, ci sono le piramidi di Giza, la necropoli di Giza, un complesso di antichi monumenti della civiltà egizia situato nella piana di Giza, appunto da dove prende il nome, la periferia di El Cairo, costituita dalle necropoli di Menfi, capitale dell'antico Egizio, e dista circa 8 km dall'antica città di Giza e 25 dal centro del Cairo. Queste sono le piramidi con la loro maestosità. E qui vediamo la Sfinge, e quando stavo là, tra l'altro, ci sono sempre scavi aperti. Mi incuriosiva vedere, ho fatto questa foto perché sembrava ripresa da un film di Indiana Jones, e invece attuale, per cui riscoprire anche delle atmosfere forse di altri tempi. Sul Cairo, ne approfitto subito, andiamo a vedere, proponiamo due alberghi in particolare, che sono uno Le Méridienne e il Mercure. Il Mercure è, diciamo, l'albergo che da noi al momento è più utilizzato sia per i tour. E qui volevo farvi vedere alcune caratteristiche di questo albergo, che, come vedete, è di fronte proprio alle piramidi. È un albergo 4 stelle, però chiaramente, ecco, da qui si vede l'ingresso, come vedete addirittura a piedi. Qui a destra vedete la piramide, sulla destra c'è il Méridienne, questo è il Mercure, anche comodo con la piscina per un relax quando si torna dall'escursione. Sapete, le escursioni in Egitto si fanno partendo la mattina molto presto e tornando nel pomeriggio, per cui c'è tempo prima di cena di rilassarsi anche a bordo piscina. E qui abbiamo la possibilità di vedere l'albergo. Un albergo che poi generalmente si sfrutta appunto il tardo pomeriggio per un po' di relax e poi eventualmente a cena per ripartire presto la mattina per le altre escursioni. Oltre a questo abbiamo anche le Meridiane. Le Meridiane è forse il più famoso degli alberghi median piramide. Chiaramente un albergo di categoria superiore, costa molto di più. C'è un supplemento indicato poi nelle offerte e nelle proposte di viaggio, dal classico stile molto moderno ma molto confortevole per un cliente più esigente, per cui anche questo è molto comodo. Ci sono le camere, come vedete, vista piramide, che si possono richiedere, non sono quelle, diciamo, che vengono proposte nel pacchetto base con il Méridienne, ma c'è un supplemento da pagare. Però vedete il fascino anche di chi viaggia, magari un vostro cliente, cioè, beh, voglio arrivare là e avere una veduta su quello che la storia ha conservato in migliaia di anni per rendere questo viaggio veramente unico e irripetibile. Per cui anche il Méridienne, come vedete, è molto confortevole. Ecco, sempre queste camere, immaginate, molto, molto suggestivo la notte, eccetera. Allora, andiamo avanti, poi c'è anche la parte delle piramidi di Saqqara. Anche Saqqara, che è una vasta necropoli situata
a 30 chilometri più a sud del Cairo. È il monumento di maggior rilievo, è la piramide a gradoni di Djoser, che è questa che vedete alle mie spalle, dove ho fatto la foto, considerata la più antica tra le piramidi. Trae il nome dal dio Sokar, patrono della necropoli. Saqqara ospita anche un grande numero di tombe a mastaba, essendo stato il complesso funerario coperto dalla sabbia per quasi 2 millenni, fino al 1924, anno della sua riscoperta. Molte tombe si sono preservate intatte sia nelle strutture esterne che nelle decorazioni interne. E questo è un altro aspetto veramente molto suggestivo. Per cui diciamo che Cairo, generalmente, quello che propongono i nostri. Adesso io sto facendo fare un po' una carrellata di immagini, poi negli itinerari vedremo quello che è compreso. Vediamo anche velocemente Dendera. Dendera, forse qui c'è un leggero, molti dicono sì, l'ho sentita Dendera per quanto riguarda il nome, ma forse non c'è stata la possibilità di approfondire. Allora, Dendera, queste sono sempre foto che ho fatto io durante i viaggi. La visita si svolge in un complesso archeologico formato da edifici di epoche differenti. La necropoli annovera soprattutto tombe che risalgono alla prima dinastia, anche se è possibile rintracciarvi opere di fasi dinastiche successive. Le architetture più rilevanti sono dell'età tolemaica e romana. Addirittura si pensa appunto che questo tempio è stato costruito proprio in epoca romanica. Tra queste emerge il tempio di Hathor, dea dell'amore, raffigurata con una testa di vacca o corna di vacca che reggono il disco solare, assimilata da Grecia ad Afrodite. E questo è un po' quello che troviamo, vedete, a Dendera. Questo è un po' come cenno molto veloce di quello che si può trovare. Intorno al tempio di Hathor si trovano il tempio della nascita di Iside, fatto erigere dall'imperatore romano Augusto, il Mammisi romano, tempio del parto, dedicato ad Arthur, al figlio I, e una basilica copta del V secolo, per cui si sono incrociati anche un po' durante l'epoca, come succedeva un po' qui a Roma, piano piano. Da un tempio diventava una chiesa, una basilica e si trasformava tutto. Poi abbiamo Abydos, sempre qui parliamo sia di Dendera che Abydos, che stanno al nord di Luxor. Abydos, allora, la storia di Abydos affonda le sue radici nella remota antichità. La città, frequentata con continuità per diversi secoli, fu dapprima luogo di sepoltura degli ultimi re pretanistici prima del 3100, poi centro del culto di Osiride, dio dei morti, e meta dei pellegrinaggi, perché secondo la leggenda qui era riapparsa la testa del dio fatta a pezzi dall'invidioso fratello Set. Il tempio di Sete I è uno tra i più belli e meglio conservati d'Egitto, con pianta ad elle, comprende 7 santuari, quanti sono gli dei a cui è dedicato: Osiride, Iside, Oro, Amon, Ramarchi, Tat e lo stesso Set I. Naturalmente il santuario di Osiride è il maggiore, si estende su un'area molto ampia quanto la larghezza del tempio, e comprende 2 sale e 3 cappelle appunto dedicate ad Osiride, Iride e Oro. Vicino al tempio si trova il cenotafio di Sette Primo e Osireirion. All'interno l'immagine del libro dei morti e del libro delle porte. Questo poi, soprattutto ad Abydos, come vedete, sono conservati. Questi sono colori originali che stanno là da migliaia di anni. Quello che colpisce nell'Egitto quando si visita anche la Valle dei Re è impressionante. Adesso vediamo, che è tratto da un nostro dalla nostra canale, un piccolo filmato su Luxor e su tutte le escursioni, per cui quando poi
che si possono fare nell'aria. Allora, abbiamo visto un po' quelle che sono le escursioni in maniera particolare che si fanno una volta arrivati a Luxor, per cui c'è tutta la Valle dei Re, i templi, i giganti Memnon e poi abbiamo visto anche Abidos e Dendera, che sono due escursioni che si possono fare in una giornata sempre da Luxor. Da Luxor poi partono le crociere sul Nilo. Le crociere sul Nilo, appunto, che sono, diciamo, forse il prodotto che si vende di più in agenzia. Poi su questo avremmo anche qualcosa da mettere in luce e vedrete, scopriremo delle cose molto interessanti fra poco, come terminiamo questa piccola carrellata fotografica. Allora, abbiamo le crociere, generalmente partono da Luxor, quelle o da Swan, comunque se si fa, poi sì. Si fermano navigando sul Nilo a Edfu. Edfu, la sua notorietà è dovuta al tempio tolemaico dedicato al dio oro, edificato tra il 237 e il 57 a.C., costruito in epoca greco-romana. Il tempio, uno dei meglio conservati in Egitto, segue i canoni dell'architettura egiziana. Da qui si parte a Komombo, sulla riva ovest del Nilo, a circa 40 km a nord di Assuan. Il tempio è dedicato a Sobek, è situato su una collinetta. Qui c'è il nilometro che permetteva agli antichi egizi di misurare il livello del Nilo. E di solito, quando poi si fanno queste crociere, ci si imbarca, si dorme la prima notte a Luxor, la seconda a Komombo, e poi si arriva ad Assuan. Dove si arriva e si visita il tempio tolemaico di File, dedicato alla dea Iside, si sosta alla Grande Diga, tra l'attrattiva il giardino botanico e il museo nubiano. È possibile visitare un villaggio nubiano, noi ce l'abbiamo nel nostro catalogo, a dorso di un cammello raggiunge il monastero di San Simeone. Voi sapete che a seguito poi della costruzione della diga di Assuan, sia File che Abu Simbel sono templi che sono stati ricostruiti completamente in luoghi dove non erano originariamente.
ma sono stati, per cui hanno anche un fascino, c'è stata un'architettura impressionante. Adesso passiamo a vedere, se non vi dispiace. Allora, intanto, vabbè, prima di passare qua, volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Proprio a seguito della costruzione della diga, si sono ricostruiti, come dicevo, questi tempi. Volevo farvi vedere Abu Simbel, questo piccolo filmatino di 2 minuti che descrive in maniera particolare sia la diga e sia come è stato ricostruito. Per cui è anche interessante e curioso vedere come sia stato poi eretto questo tempio. Bene, siamo quindi avete visto un po' queste cose, sono molto curiose, che riportano un po' tutto quello che è stata anche la costruzione, no? L'opera di ricostruzione di posti veramente affascinanti. Adesso andiamo a vedere un attimino quello che è un po' la programmazione per entrare poi nel vivo delle nuove offerte. Allora, qui voi potete collegarvi al sito travelnet.it. Io per comodità oggi userò già il collegamento al nuovo sito che sarà online tra un paio di giorni. Vedete, ci sono tutte le destinazioni sulla vostra destra, potete scegliere Egitto. Qui troverete una introduzione a quello che sono un po' l'Egitto in generale con le informazioni utili e poi avete qua sulla sinistra il menu tour e crociere. Allora, questa è un po' tutta la nostra programmazione, quello che offriamo di interessante. Allora, iniziamo a vedere che qui abbiamo, allora, questo lo spostiamo, questo lo mettiamo qua. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo intanto il pacchetto del Cairo, per cui il pacchetto classico per chi volesse visitare soltanto Cairo, il museo, la cittadella, Giza, Zoser e Menfi, come abbiamo detto. Cliccare sul titolo. Il Cairo, 4 giorni e 3 notti, vi si apre tutto l'itinerario nel dettaglio, per cui potete leggere tutto quello che è incluso, praticamente una versione completa con tutte le visite incluse, e l'hotel previsto, il Mercure, come vedete, il volo,
che noi in questo caso è con il CTR, indichiamo come sapete sempre la classe, per cui in questo caso classe T, le quote dei supplementi, poi avete anche i supplementi per pernottare presso Meridiello, Steinberger, Ramsay Hilton, per cui ci sono, come avevo detto, questi supplementi per alberghi di categoria diversa, avete anche i supplementi per il volo EGPTR nell'eventualità non fosse disponibile la classe T, che è quella che abbiamo usato per fare il pacchetto. Per cui, in maniera molto chiara e trasparente, anche perché un domani il cliente può leggere il suo biglietto, vede la classe T SL, per cui mi ha chiesto 80 euro di supplemento perché era disponibile solo la classe V, e questo rafforza anche il rapporto di fiducia al cliente, perché ormai è quasi costume che si danno i prezzi quando non sono mai validi, no? Uno dice sì, sono prezzo, invece basta indicare il motivo per cui i prezzi potrebbero variare. Il prezzo in questo caso è di 351 euro. Come vedete, è veramente chiaro che 351, possiamo dire, le tasse aeroportuali, come vedete, abbiamo 215 euro di tasse aeroportuali, poi abbiamo 25 del visto turistico, le mance obbligatorie per l'Egitto con 616 euro, prezzo finito, noi abbiamo la possibilità di far trascorrere 4 giorni o 3 notti. Questo è molto interessante soprattutto per i clienti che vogliono andare solo a Cairo e visitare la parte archeologici. Abbiamo anche il Cairo con l'aggiunta di Alessandria, per cui anche qui è molto importante, il programma è come quello che abbiamo visto del Cairo, però ci sarà una giornata in più dedicata ad Alessandria d'Egitto. Su Alessandria d'Egitto potremmo dire 100.000 cose, però è chiaro che in questo caso sappiate che la visita è in pullman, si va, si visita, ci stanno tutte la parte delle fortezze islamiche, la parte anche con le chiese cristiane, e poi si ritorna a Cairo la sera, per cui c'è un giorno in più. In questo caso da 351 di base si passa a 514 euro. Andiamo ancora sui programmi classici, abbiamo la crociera, classica crociera del Nilo, questo è uno dei prodotti, diciamo, più venduti in assoluto, crociera del Nilo da Luxor ad Aswan o viceversa, come vi ho detto ci sono due itinerari. Quello che prevediamo, che è quello che si vende di più, che è quello proposto poi in prima battuta, è da Luxor, per cui Luxor il lunedì, giovedì e sabato, si parte dall'Italia con un volo via Cairo e si arriva a Luxor. Poi c'è tutta la cena, si imbarca, c'è a bordo e poi c'è tutta la visita che è prevista di Luxor. Poi si parte, si arriva a Esna, Edfu, Komombo, Aswan, come vedete, e si ritorna in Italia. Questa è proprio quella classica. L'escursione facoltativa da Abu Simbel l'abbiamo indicata qua, per cui Aswan il quarto giorno c'è la prima colazione e poi l'escursione facoltativa eventualmente ad Abu Simbel. E ad Abu Simbel c'è la possibilità di farla sia in aereo a 280 euro, sia in bus a 170. Questa poi c'è anche qui la possibilità di estendere il soggiorno a Cairo, ma noi abbiamo già inserito, vedete qua, crociera sul Nilo, anche da Luxor a Luxor, sono pochissimi quelli che la richiedono, però c'è anche chi gli piace stare a bordo e così arriva fino a Luxor, ad Aswan e poi ritorna indietro, chiaramente le visite sono le stesse, per cui sono veramente pochi quelli che prenotano questa crociera. E poi ecco uno dei primi prodotti nuovi che abbiamo proposto e che veramente sta andando molto bene, il famoso Cairo e Sharm el Sheikh. Praticamente è molto semplice, però voi immaginate oggi proporre questa destinazione dove magari c'è tanta gente che è già stata a Sharm, sono dei repeaters, magari hanno fatto il soggiorno soltanto a Sharm, gli piacerebbe tornare perché comunque la temperatura che è garantita in queste aree, per fortuna che stanno riprendendo, sono anche delle temperature che permettono anche l'inverno di viaggiare e di fare qualche giorno al mare, per cui è un prodotto valido tutto l'anno. Qui abbiamo la possibilità di abbinare quindi il Cairo con il prodotto, il programma che avete visto del weekend sopra dei 4 giorni, per cui visitare tutto il Cairo per poi scendere fino a Sharm el Sheikh e fare del soggiorno mare. O non solo il soggiorno mare, ma come vedete quello che vi diamo, la possibilità anche già dall'Italia di
proporre ai vostri clienti ciò che poi giù compreranno. Significa vendere prima un plus ed eventualmente anche avere una commissione quindi sulla vendita. Giro città sono le varie lunedì e martedì, c'è il Rasmo Med in Barca, la giornata dedicata all'esposizione delle barriere coralline, l'avventura completa sul Mar Rosso che prevede sia il safari nel deserto 4x4 che la cammellata lungo la costa con il pranzo a 75 euro, come vedete i prezzi sono effettivamente molto abbordabili, la cammellata e cena beduina eventualmente appunto è la cammellata con la cena e il modo safari che per gli italiani è una delle cose che sono più gettonate. Queste calcolate che tutti i vostri clienti arrivati giù le acquistano, per cui se le volete già inserire, noi qui abbiamo messo quinto, settimo giorno. Giornate dedicate al relax, attività balneare, escursioni facoltative, per cui eventualmente potete già completare il viaggio. Attenzione, proporre ai vostri clienti questo significa proporre un viaggio dove c'è sia la parte archeologica, la cultura, la scoperta di veramente una destinazione e il mare. Le stesse persone che vanno in Egitto, perché molti chiaramente scelgono Egitto per un piacere personale di andare a scoprire questo posto, hanno la possibilità pure di abbinare Sharm, ciò che magari molte volte dice poi andare a Sharm o vuoi fare la crociera, no, puoi fare tutte e due, puoi fare anche eventualmente Sharm con il Cairo. Il prezzo, cari colleghi, col Mercure le Sphinx, Lilton o Lilton Waterfall, come vedete, è un prezzo più che accessibile. Noi, questi sono i prezzi che comprendono già il volo, l'all inclusive a Sharm, la pensione completa, i trasferimenti, le visite. L'unica cosa che non sono incluse sono le escursioni a Sharm el Sheikh. Ma voi andate a proporre, faccio un esempio, 21 luglio, 28 luglio, 602 euro. 602 euro credo che sia neanche il prezzo del pacchetto Sharm. Per cui un viaggio, ecco perché veramente sta riscuotendo molto successo, perché anche è un viaggio che è più completo. E lo stesso vale eventualmente se invece del Little Waterfall volete aggiungere l'Hotel Renaissance a Sharm. Gli alberghi scelti a Sharm sono alberghi di 5 stelle, come vedete, Little Waterfall e l'Hotel Renaissance. Perché? Perché questi qua, noi se facciamo e partiamo da un programma classico, non vogliamo aggiungere. Non è un prodotto per villaggisti, questo è un prodotto per gente, va in albergo e va in un albergo molto buono che si aspetta da questo tipo di vacanza a un certo livello. Per cui questo prodotto è veramente eccezionale. Ve lo consigliamo, proponetelo, c'è anche la possibilità di scaricare il PDF, di scaricare la locandina, la trovate anche, vedete qua sul sito offerte e qui trovate crociera. Allora, Cairo, Luxor, tutte le locandine che potete trovare in questa maniera, avete sia il Word che il PDF che potete scaricare. Per cui cliccate qua, trovate chiaramente l'offerta e poi la possibilità di scaricare il Word e il PDF. Allora, ritorniamo però ai tour, perché andiamo avanti in questi ultimi 5 minuti che sono rimasti per spiegarvi ancora altre due cose. Allora, questo è il primo. Poi abbiamo la crociera sul Nilo. Scusate, questo era dove sta? Eccolo qua, Egitto, Cairo, crociera e mare. Questo è l'altro prodotto che vi devo dire paradossalmente in proporzione sta andando anche di più di quello che è Cairo più Sharm. È un prodotto innovativo, un programma che già dalla cartina vedete cosa fa? Vi dà il Cairo, per cui con tutte le escursioni che abbiamo già visto sulla base, le piramidi, la città vecchia, il museo egizio, Saqqara, la pensione completa e i trasferimenti, tutto incluso. Poi attenzione perché si vola ad Aswan. Da Swan si può fare, per cui si vede chiaramente la diga, si vede il tempio di File, c'è la casa nubiana, poi ci si imbarca e si fa a Swan, Komombo Edfu, come ho detto al contrario, per cui si visita tutta la parte archeologica che si fa con la crociera, si arriva a Luxor pure c'è tutta la visita del tempio, Karnak, la valle
dei re, e poi c'è una giornata dedicata all'escursione ad Abidos e Dendera, eccola qua, il settimo giorno. E questo anche è un programma, Abidos e Dendera, è difficile che vengano inseriti in un itinerario. Per cui questo è un itinerario completo che dà la possibilità a quelli che sono anche i clienti più esigenti, che richiedono una visita completa almeno dei principali siti archeologici dell'Egitto, hanno fatto tutto da Cairo, Aswan, la possibilità di anche in facoltà di andare ad Abu Simbel, Abidos e Dendera. E poi abbiamo messo il Luxor Marsalam che si va in auto per poi terminare o al Kesir o a Marsalam Hurghada quelli che so è il soggiorno mare. L'estensione facoltativa che inseriamo è Abu Simbel e Casa Nubiana, che sì, per cui si fa un giorno prima di partire per la crociera da Aswan. Si può aggiungere o in bus a 220 o in volo a 320. È la visita di Abu Simbel con il pernottamento nella zona di Aswan, con tutti i comfort della casa nubiana, per cui si fa un'esperienza dentro una casa nubiana, con le pareti della cotta, vedete, l'abbiamo descritta, dove sarà possibile assaporare anche una cena tradizionale accompagnata dalle classiche danze. Oh, andiamo a vedere i costi pure di questo pacchetto. Lasciamo stare qua, andiamo a vedere 1 luglio, 15 luglio. Oppure possiamo prendere 22 luglio 19 agosto. In ogni caso, un pacchetto del genere, stiamo tra i 966 e i 1037. E parliamo che a Cairo c'è il Mercurio Sphinx, la crociera, stiamo parlando di una crociera 5 stelle, a Luxor c'è il Sonesta, andate a vedere che tipo di albergo, un albergo 5 stelle. A Marsalam diamo il Three Corners Beach, per cui anche qui un albergo di tutto rispetto e non inclusi. I vostri clienti aggiungendo le tasse e tutto non arriviamo a 1200-1300 euro per fare un viaggio di 13 giorni. Se vogliamo aggiungere a Abu Simbel arriviamo intorno ai 1500 euro finiti ed è un viaggio che è spettacolare perché veramente si può proporre. Iniziamo a proporre l'Egitto in maniera diversa. E qui il cliente quando torna, noi abbiamo nel nostro sito Facebook Egitto Carisma Travel Network, potete andare a vedere, mettiamo sempre le foto dei nostri clienti ogni settimana, periodicamente, delle visite, perché sono entusiasti di questo tipo di itinerario. Nello specifico volevo farvi vedere, ecco, alcune cose, alcune curiosità. Allora, noi abbiamo... Volevo farvi notare una cosa. Questo è l'itinerario tra Aswan e Luxor. Allora, in nave, sapete, c'è l'itinerario di 3 giorni, 2 notti. Si fa o la prima notte a Luxor, poi la seconda notte a Komombo e la terza notte ad Aswan. Oppure, il ritorno c'è una notte più perché sono 2 notti ad Aswan perché si dà la possibilità di fare a Abu Simbel, sempre una a Komombo ed una a Luxor. Quello che invece io vi ho segnato, che vedete in blu qua, che vi ho evidenziato, è l'itinerario in auto. Forse pochi sanno che da Luxor a Aswan in automobile sono 3 ore e mezza. Ma diciamo che sono 4 ore, proprio perché ci mettiamo una sosta. A questo punto, adesso vi farò vedere il prodotto che abbiamo fatto qui sul... Siamo gli unici a proporlo, la Nile Road Cruise. Questo è un altro prodotto completamente inedito in Italia, lo proponiamo noi da anni e questo veramente è un prodotto che ha un grado di soddisfazione 100%, perché proponiamo sempre il Cairo, la possibilità di arrivare a Luxor, per chi, a chi non piace la crociera, chi è claustrofobico e la crociera non la sopporta, chi non vuole fare quel viaggio, che fa? Non ha la possibilità di vedere questi posti? No, scende, fa tutto il prodotto completo, sa che qui abbiamo inserito Abidos e Dendera, dopodiché si parte in auto. E adesso io vi farò vedere delle foto che ho fatto io durante questo tragitto, perché si arriva in orari dove non sbarcano le crociere, per cui si visitano questi posti praticamente con pochissima gente, vi assicuro che è tutta un'altra cosa che vederlo con 50.000 persone che scendono dalla crociera, che arrivano tutte alla stessa ora, nel primo pomeriggio. A Abidos Dendera, vi dicevo, poi si parte e fu comunque a Aswan.
A quel punto, ritorno un attimino sulla cartina, quando si arriva al tuo Ecomombo, siamo solo noi, per cui si parte da Swan o da Luxor, viceversa in auto, incluse le visite, in 6-7 ore abbiamo fatto quello che la crociera fa in 3 giorni. Però abbiamo inserito dentro anche Abydos e Dendera, abbiamo fatto tutto in veste privata con una guida solo per noi e questa crociera noi la vendiamo, come vedete, a seconda dei partecipanti. Due partecipanti 1389, tre partecipanti 1325, quattro partecipanti 1293. Se mettiamo le tasse, stiamo parlando anche qua di un viaggio in pensione completa praticamente a 1500 euro per 10 giorni. Immaginate un quattro amici che vogliono fare una visita del genere. Da qui poi è possibile, su richiesta, fare come abbiamo fatto con il prodotto con la crociera, cioè andare verso il mare. Adesso io qui mi fermo un attimo e volevo far vedere alcune delle foto. Perché queste qua? Perché sia nell'itinerario nella Nile Road Cruise, per esempio, che è individuale, per cui c'è una guida soltanto per quelle persone. Immaginate pure i vostri clienti che vogliono magari approfondire, no? Quelli che fanno 3.000 domande, per cui metterli in una guida non sono credo, i 200 euro di differenza, ma il tipo di servizio che si può offrire ai clienti, che è completamente diverso. E visitare per esempio il tempio di Luxor o Karnak di notte, quando si è soli perché la gente sta tutta negli alberghi e l'ha fatto la mattina, e tu vai a visitare il tempio, guardate che non c'è nessuno. Io questo ho fatto una passeggiata dopo cena, è stata una cosa impressionante. Chiaramente ho cenato alle 7, perché poi, come vi ripeto, là ci si alza la mattina. E queste sono le foto che ho fatto. Guardate, è una cosa incredibile. Quando di giorno non si può fare una fotografia perché ci sono 10.000 persone. E questo, ma poi è suggestivo, è emozionante. È questo che volevo trasmettervi tutto sommato, anche perché la scelta di questi prodotti, perché poi la gente arriva e scopre anche delle emozioni diverse. Questa invece è la Nile Road Cruise che ho fatto io, cioè quella che siamo arrivati qua ad Edfu, ci sono i mercatini prima in auto. Anche qui si arriva ad Edfu, ecco la gente che si trova la mattina invece che il pomeriggio, per cui la possibilità di visitare questi posti. Ho addirittura avuto il tempo di mettere il bianco e il nero, di fare delle foto anche con calma, con tranquillità. Di riportarmi di ecco, questo è quello. Immaginate che di pomeriggio qui è pieno di gruppi che tutti in fila entrano ed è un altro tipo, cioè c'era nessuno tra il colonnato. Incredibile. Per cui una visita di una qualità completamente diversa. Queste cose sono possibili. Noi, ecco perché ve l'ho volute far vedere. Poi si arriva anche a Comombo. Comombo la stessa cosa. Cioè, guardate. Di fronte ai fatti le argomentazioni non contano. Per cui, oltretutto, guardate questa foto che è bella, che riporta la luce, questi sono colori che si mantengono da più di 2000 anni intatti, all'aperto. È incredibile quello che si va a scoprire in Egitto. Ecco, guardate qua queste cose, queste foto spettacolari. Immaginate i vostri clienti quando arrivano e dicono: ma lei ci ha fatto fare un viaggio completamente diverso. Questo è il nostro uomo al Cairo, questo è il nostro agente carisma Ahmed, che sta al Cairo e che segue tutta la programmazione e l'assistenza ai nostri clienti. Qui siamo a file, tempio di file, anche qua guardate, stesso discorso. Preferito farvele vedere queste foto, se no uno non ha testimonianza, dice: ma che stai dicendo? Non è vero? Oppure, ecco, questo è quello che ho trovato. Il tempo anche di fermarsi a un bar, prendersi una Bibbia, godersi questo, anche l'atmosfera che c'è là, che è completamente diversa. Questa invece è la foto, sempre a Suana, che ho fatto dalla casa nubiana che si vede poi giù la valle, gli alberghi, ecco, ed è una delle case nubiane che si visitano. Dove c'è anche un punto di ristoro, ma soprattutto, cosa importante, che da qui si vede il tramonto.
per cui questa è una chicca che noi mettiamo sempre nella Night Road Cruise, alla fine quando hanno fatto file li portiamo qua, si siedono e si vedono il tramonto. Questa invece è invertita, questa poi io ho fatto la parte anche, che ve la faccio vedere di qua, allora andiamo di qua, andiamo avanti, ecco, andiamo a vedere anche il tragitto da Luxor al Kesir, perché Luxor al Kesir, eccolo, sono 224 km, 3 ore e 5, ma diciamo anche 3 ore e mezza pure qua, con una sosta. 3 ore e mezza, non c'è nessuno per strada, intanto, perché si attraversa una zona completamente desertica. E quella che vi ho fatto vedere, oppure ecco, arrivare a Marsalam, uguale da Luxor in auto, sono 4 ore e 40. Tenete presente che gli alberghi che noi proponiamo, il Triton, eccetera, non stanno qua giù, stanno da questa parte. Per cui 4 ore e 30, diciamo che con 5 ore si arriva all'albergo. Ma si arriva all'albergo anche dopo aver fatto un'esperienza bellissima, di aver attraversato una zona desertica. E noi non le abbiamo queste cose, per cui non dovete pensare che sono 4 ore e mezza, 5 ore in un'auto, dove dice che faccio, no? Vedi una realtà che tu non conosci, fai un'esperienza diversa. E questa è quando noi siamo arrivati dalla strada, questa doveva stare dopo, mi sono sbagliato, l'ho messa per prima, quando stavamo dalla strada, arrivavamo dal deserto sulla costa, e questo è quello che si vede, questa è la costa quando arriviamo, eccolo qua, stavamo arrivando in questa area e qui ti trovi di fronte questa cosa qua. Questo è il paesaggio che i clienti vedono tra Luxor e El Kesir, zona deserta. Questo, chiaro, ci sono delle aree di sosta ben organizzate. Vedete, ci sono altri pulmini. Questo è il pulmino di Travco, per esempio. Sapete che è uno dei più grandi operatori egiziani, che ha degli alberghi soprattutto nell'area di Hurghada, le navi. Queste zone perfettamente attrezzate, eh? Cioè, non è che uno dice, oddio, mi fermo chissà dove. No, sono delle vere e proprie oasi. E questa è la strada che si percorre, per cui anche poi vola, veramente vola il tempo in questa maniera. E questo, ecco, quando si arriva, che inizi a vedere le prime costruzioni, i primi alberghi, la zona di Marsalam, El Kesir. Questo è quello che vi volevo far vedere un attimino. Allora, tornando alla Nile Road Cruise, voi capite che questo è un altro prodotto che non troverete da nessun'altra parte. Per completare tutto abbiamo messo sia quello, la Nile Road Cruise, e anche l'Egitto, questo l'abbiamo visto, scusate, questo l'abbiamo visto, Luxor, Kerosene, sulla Nile Road Cruise, scusate, mi sono confuso, ho fatto vedere le foto, quello che vi dicevo, noi la proponiamo, come vedete nella cartina, che termina Luxor, Abydos e Dendera, ma poi si può anche richiedere l'estensione per arrivare a Marsalam. Perché non l'abbiamo inserita? Perché è già di 10 giorni questo prodotto, potrebbe diventare di 15-16, ma vi assicuro che l'estensione al mare non è cara, non è assolutamente cara, per cui quando a un certo punto abbiamo non so, quattro persone, che è bello anche viaggiare con degli amici o una famiglia, a 1.300 euro, arriviamo a 1.500 euro con il mare, ci mettiamo le tasse e tutto, 1.700 euro si sono fatti praticamente la bellezza di 15-16 giorni in Egitto facendo una visita completa al 100%. E tutti questi prodotti, compreso anche quello che abbiamo visto prima, ci ritorniamo, del Cairo Charm, sono prodotti che di base noi proponiamo, come vedete, poi con un soggiorno di 5, 6, 7 notti, in questo caso 4 notti, 5 notti al mare, ma si possono estendere, si può estendere il soggiorno. È tutto tailor-made qui, perché avendo noi creato il prodotto, conoscendolo, possiamo dare dei suggerimenti. Noi abbiamo messo alcuni prodotti qua, ma ce ne sono tantissimi altri. Non vi ho parlato di tutto quello che è il prodotto, che è un grande sogno che stiamo aspettando di realizzare, che è quello di partire da Cairo, attraversare il canale di Suez e poi scendere per il deserto del Sinai, il monastero di Santa Caterina, arriva a Sharm. Perché ancora non lo proponiamo? Ve lo diciamo subito. Perché devono aprire tre nuovi tunnel
al più presto. Come questi saranno aperti, sarà Cairo-Sharm 3 ore e mezza in automobile, facendo sia la parte qua vicino dei monasteri copti che di Santa Caterina. Per cui in una giornata si partirà dal Cairo e si faranno queste escursioni meravigliose sul cammino della famiglia di Nazareth fino a Sharm el-Sheikh. Poi si può tornare in aereo. Ma voi immaginate, al momento ci vogliono 5 ore e mezza che si fanno 2 ore di fila per passare il tunnel. Allora voi capite da soli che un cliente lo fermi 2 ore e mezza in fila, in mezzo a quel caos, è un caos e non finisce più e non è proponibile al momento. Le offerte, vi ricordo che se volete fare delle domande, c'è la parte domande, potete scrivere qualsiasi domanda al termine del webinar, vi risponderò. E le offerte, per finire, voi trovate tutte le offerte, quelle più significative, per cui Cairo, come vi dicevo, no, questo ho sbagliato, andiamo, faccio vedere che è importante. Allora, Egitto, eccolo qua. Le offerte, per esempio, quello che abbiamo visto, prenota a Cairo, fino al 30 settembre, Lilton, Sharm, lo Sheraton, il Renaissance e il Savoy addirittura, per cui è possibile. Il giorno extra qui è già indicato. Qui abbiamo 3 notti a Cairo e 4 a Sharm con i giorni extra. Questo qua, come vi ho detto, potete andare a parte di offerte e stampare o il Word e metterci il vostro logo o la locandina. E altro non c'è su quello che sono queste proposte. Io quello che vi invito in maniera veramente forte. Intanto, se avete qualche dubbio, perché il webinar serve a dare una pennellata, a farvi vedere questi posti, a farvi anche trovare fiducia nel suggerire a una clientela italiana che ha sede di prodotti nuovi, che è stanco di entrare in agenzia e di non trovare magari dall'altra parte chi può proporre una vacanza alternativa. Il compito nostro è di essere preparati, la gente lo vede, prende fiducia. E così diventiamo anche sempre di più riferimento, non solo come consulenti e agenti di viaggio. Molte volte io vedo che ci sono agenzie che chiamano e dice: il cliente è andato su internet, ha visto questo, ma voi lo fate? Certo che lo facciamo, assolutamente. Questo ma soprattutto c'è un altro aspetto. Molti di voi magari non conoscono quei posti, non ci sono stati, oppure non sanno come costruirlo. E per questo che c'è il tour operator. Potete consultarlo senza scandalizzarvi, nessuno vi manda a quel paese perché non c'è cosa peggiore che telefonare al tour operator e quello che ti risponde: vatti a vedere il catalogo a pagina 23. No, non è così. Parli che cosa vuoi, quali sono le tue necessità, costruiamo un prodotto su misura. Allora, cari colleghi, io spero che di avervi dato ecco una nuova possibilità di vendere l'Egitto. Vi ringrazio della partecipazione. E restiamo a disposizione, potete chiamarvi per approfondire qualsiasi argomento quando volete 06 78 44 24. Io sono Luca Manchi. Buon pomeriggio.